Dove il bosco cede il passo al frutteto e al prato, all'ombra delle erte cime alpine, sorge Terzolas, circondato dai meleti. Terzolas è un tranquillo paese di montagna in perfetta sintonia con la natura. Si trova posizionato ad un'altitudine di 755 metri sul livello del mare, su un'ampia terrazza soleggiata di origine glaciale. Ci troviamo nel cuore della Bassa Val di Sole, alle porte del Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi di alte montagne che dal fondovalle fino a oltre 2000 metri sono ricoperte da boschi di larici e d'abeti. Alle spalle del paese abbiamo il gruppo montuoso delle Maddalene, mentre di fronte abbiamo il gruppo delle Dolomiti di Brenta. Un comprensorio che ha fatto dello sport e della vita all'aria aperta la sua cifra stilistica. Se risulta strategico per il turismo invernale, data la sua vicinanza a importanti aree sciistiche come Folgarida Marileva e Madonna di Campiglio, il paese si trova sulla sinistra orografica del fiume Noce, riconosciuto come il migliore d'Europa per gli sport fluviali, come ad esempio il rafting. Un'attività che qui, in Val di Sole, si può praticare da maggio a settembre. Vicino al fiume Noce si snoda un'importante pista ciclabile che percorre non solo la Valle di Sole, ma anche le valli laterali di Peio e Rappi. In virtù della sua posizione soleggiata e sopraelevata, il territorio accolse molto presto una comunità fiorente. La presenza di un borgo si riscontra a partire dal 1200 e si sviluppa attorno alla bella chiesa parrocchiale di San Nicolò. Entrando nell'aula vediamo che essa è decorata con colori tipici del gusto dell'epoca, quindi colori pastello molto luminosi e da stucchi. Per quanto riguarda l'altare maggiore vi è una pala seicentesca del pittore Elia Naurizio che raffigura la Madonna Immacolata tra i Santi Ambrogio e San Nicolò, che è appunto il patrono di Terzolas. Un'altra opera importante e rara è una pala che si trova nell'altare laterale sinistro di un pittore solandro, morto giovanissimo, tale Domenico del Pero, che si rifaceva alla pittura dei Nazareni, e anche l'iconografia della pala è abbastanza inconsueta, infatti raffigura Tobiolo e l'angelo alla cattura del pesce. Alla fine dell'Ottocento risale invece il convento dei Padri Cappuccini. Posto a ovest del paese, in posizione panoramica, è da sempre un luogo di aggregazione, formazione e spiritualità. Il paese presenta il tipico aspetto alpino ed è ingentilito da alcuni importanti palazzi come Casa Campitenni, Palazzo Greifenberg Dottori e Palazzo alla Torraccia, oggi sede del municipio. Il Palazzo alla Torraccia, detto anche Casa Malanotti dall'antica famiglia che lo abitò in passato, è stato fatto costruire dal tedesco Franz Henigler tra il 1573 e il 1579. La denominazione popolare Torraccia è stata data per la presenza di un'antica torre sul lato nord, ora non più visibile. Al secondo piano si aprono le porte della Sala Nobile, un gioiello tutto da scoprire. Probabilmente era una sala di rappresentanza, infatti abbiamo un soffitto ligneo quasi del tutto originale, decorato con rosoni, e il perimetro della sala è affrescato con un fregio a grisaille in sfondo rosso. Oggi Terzolas conserva orgogliosamente le nobili tracce della sua storia e si colloca nel contesto produttivo della vallata, forte delle eccellenze che si associano senza contraddizioni all'attività turistica.
L'economia si basa, oltre che sul turismo, l'artigianato, il terziario, sulla frutticoltura e sull'allevamento. Qui vengono prodotte le mele DOP più famose d'Europa, commercializzate dal consorzio Melinda. Le più conosciute sono la Golden Delicious e la Renetta. Quest'ultima, particolarmente aromatica, viene utilizzata per fare lo strudel, che è un dolce tipico trentino. In paese abbiamo un importante caseificio sociale che raccoglie il latte degli allevamenti della bassa Val di Sole e anche della vicina Val di Rabbi e li trasforma in prodotti di nicchia come il Trentin Grana e il Casolet della Val di Sole, che è un presidio slow food. Una tradizione, quella casearia, che affonda le radici nello storico sfruttamento dei prati e degli alpeggi, ancora oggi molto frequentati durante l'estate grazie alle quattro malghe, di proprietà comunale, in piena attività. Lo sfruttamento delle risorse silvane richiede una profonda conoscenza del territorio e ne valorizza ogni aspetto. La proprietà forestale del comune di Terzolas si estende su circa 670 ettari all'interno della Val di Sole su entrambi i versanti della valle. Sulla destra orografica all'interno del gruppo montuoso delle Dolomiti di Brenta, mentre in sinistra orografica all'interno del gruppo dell'Ortles Cevedale. Un comprensorio da conoscere e da percorrere per un'immersione completa nei grandi silenzi di una montagna lontana dai riflettori. Tutto il territorio forestale del comune di Terzolas è attraversato da una fitta rete sentieristica e stradale che offre la possibilità sia al censita che al visitatore di godere di tutti i paesaggi presenti all'interno della proprietà. In particolare ci sono due percorsi particolarmente frequentati a monte del paese. Uno si trova a partire dalla località Banche e conduce fino alla cima Vesa, che è la montagna che sovrasta il paese. L'altro invece è il sentiero Val di Sole, un sentiero pianeggiante molto frequentato dalle famiglie, che costeggia la bassa Val di Sole e segue l'antico canale di irrigazione. A tutto questo si associano due belle aree ricreative, fiore all'occhiello del comune. Allora, grazie ai servizi che il comune dedica alle famiglie, già da diversi anni ha ottenuto il marchio Family in Trentino. Nel cuore del paese abbiamo un grande parco urbano con giochi per i bimbi, un campo da calcetto, un campo da tennis. Da quest'anno anche una piccola struttura per le feste, per le manifestazioni e per la sagra, oltre a una zona relax con una mini biblioteca, un luogo dove potersi divertire, fare sport e potersi rilassare. Un altro importante servizio per le famiglie si trova sulla destra orografica del fiume Noce e tra bosco e campagna in località Tovare. Lì abbiamo un laghetto, un percorso sensoriale, c'è una casetta sull'albero, altri giochi per i bimbi, dei punti fuoco dove le famiglie possono fermarsi per una grigliata, per dei momenti rilassanti e rigeneranti nel silenzio della natura. Contesti perfetti pensati per ospitare i molti eventi che punteggiano il calendario locale. A Terzolas abbiamo una sagra, la Sagra del Sacro Cuore, la seconda domenica di luglio. Poi facciamo una festa a Ferragosto per i cittadini e per i turisti. Abbiamo poi un'importante manifestazione autunnale, naturalmente si chiama La Natura della Val di Sole e i suoi elementi, per far conoscere anche in un periodo non di alta stagione le peculiarità del luogo, non solo diciamo la natura ma anche i prodotti tipici locali. Ed è proprio tempo di assaggiare i piatti della tradizione che vedono protagoniste le eccellenze trentine. Abbiamo preparato tre piatti. Il primo sono i canederli nella versione vegetariana, fatti con il casolet, formaggio tipico della Val di Sole, che è anche un presidio slow food, e il buon Enrico, che è uno spinaccio selvatico che vado a raccogliere sulle malghe delle nostre valli, insomma a 1600-1800 metri di quota. Secondo piatto è gli strangolapreti, anche questo piatto tradizionale trentino, fatti con pane raffermo, anche questi col buon Enrico, che è sempre questo, lo spinaccio selvatico, e il formaggio di mucca, il casolet, conditi tutti con burro di manga. Il terzo piatto tradizionale proprio di questo paese, di Terzolas, si chiama la Peppa Chiauda, ed è una focaccia farcita con cotechino, rape e formaggio verde, abbinata con tre salumi e tre formaggi locali. Prodotti a chilometro zero che esaltano l'esperienza di un viaggio attraverso i dolci pendii della Val di Sole. Io invito tutti a venire a visitare Terzolas, questo piccolo paese di montagna con radici contadine, per incontrare i cittadini di Terzolas, gente di montagna, che con la loro accoglienza sincera, autentica e affettuosa vi faranno sentire a casa.
Thank you.